oggi vi farò vedere un nuovo tutorial DIY ed è un tutorial in collaborazione con il gruppo The Creative Factory. Ho già realizzato altri tutorial in passato per queste collaborazioni, quindi di nuovo vi lascio tutti la playlist o comunque i video nell'info box con anche l'indicazione del gruppo Facebook, della pagina Facebook di questo gruppo, che fondamentalmente non è altro che un insieme di blogger creative che realizzano tutorial a tema. Il tema di questo mese, insomma di questo tutorial, non mese, è la festa del papà. All'inizio non ero convinta di voler partecipare perché non è proprio una cosa molto inerente, diciamo, al mio canale. Poi mi è venuta in mente un'idea che volevo fare realizzare da un po', ovvero come realizzare un fiocco. Io però sono andata un po' oltre e vi mostrerò anche come realizzare questa strap per poter appunto fare il papillon, che è un regalo, un'idea regalo perfetta da fare per il vostro papà. Non per il mio, perché il mio non usa i papillon, gli fanno proprio schifo, ha una avversione per i papillon, anche per le cravatte in realtà, però. E penso che sia un'idea carina, ma la cosa carina secondo me di questo tutorial è che il laccio si può staccare, quindi potete trasformare il vostro fiocco, che vi farò vedere come lo realizzo io, in tante altre cose, come ad esempio usarlo con un cerchietto per fare una decorazione per capelli, con una molletta, con una spilla. Insomma, una volta che avete fatto il vostro papillon base, potete poi scegliere appunto come usarlo. Per questa cosa della festa del papà vi mostrerò anche come fare lo strap da mettere al collo. E quindi spero che il tutorial vi piaccia e vi lascio i materiali. Come prima cosa vi servirà della stoffa non elasticizzata, io vi consiglio del cotone che va sempre bene, e ve ne servirà per iniziare un pezzo grande circa 28 cm x 14, un altro pezzettino di circa 5 cm x 11 e infine un'ultima striscia lunga circa quanto il vostro collo più una decina di centimetri e altra 6 cm. Questa in particolare l'ho fatta 60 x 6 cm. Ago e filo in tinta con la vostra stoffa, una macchina da cucire, forbici, spilli, basi varie come un cerchietto o un gancio per fermacapelli e, una cosa che mi sono dimenticata di mostrarvi, circa 10 cm di velcro da cucire. Quindi partiamo dal nostro rettangolo più grande. Vi ricordo che come misure, indicativamente per sapere quanta stoffa usare, vi servirà il doppio della misura del vostro fiocco. Quindi in questo caso io ho fatto 14 cm per 28 perché voglio fare un fiocco che è circa 7 cm per 14 cm di base. Quindi come prima cosa lo piegate su se stesso, così, e lo cucite lungo questa linea. Ora che l'avete cucito, vi ricordo che questo è il rovescio della vostra stoffa. Di nuovo, questa è una stoffa che il dritto e il rovescio è uguale, però se aveste una stoffa con una stampa con un dritto e con un rovescio, questo sarebbe il rovescio, quindi cucite di rovescio e fate in modo, lo girate in modo che la piega rimanga al centro, quindi. E lo fermate aiutandovi con degli spilli. Cucite qua, da una parte sola, l'altra va lasciata aperta. Dopodiché togliete lo spillo e aiutandovi con la forbice rigirate il lavoro su se stesso praticamente, quindi. Ora questo è il dritto, vedete che la cucitura è chiusa, non si vede, e anche qua di fianco è fatta bene. Ora lo piegate all'interno e andate a cucire anche qua. Quindi ora dobbiamo rigirare all'interno le estremità. Volendo potreste provare a cucire con la macchina da cucire, ma secondo me è un po' troppo alto, quindi io lo farò a mano. Quindi piegate su se stesso il pezzo e trovate il centro e lo fermate con uno spillo. E ora le cucite. We'll be right back.
quando avete il pezzettino fermo, questo è il davanti e questo è il dietro dove c'è la cucitura centrale, lo piegate. Lo piegate due volte in modo che ci venga la V in mezzo, quindi uno e due dall'altra parte, cercando sempre di mantenere il centro e lo cucite. Quando ha una forma più o meno che vi piace, lo fermate. Semplicemente con un nodo. Ora prendete il pezzettino più piccolino, lo piegate sempre anche questo su se stesso e lo cucite di nuovo nell'estremità qua. Ora prendete il vostro pezzettino che avete cucito, l'avete cucito dalla parte dritta perché è un pezzo troppo piccolo per poterlo rigirare, quindi la cucitura starà dalla parte dritta, quindi lo rigirate un po' su se stesso e fate in modo che la cucitura finisca dietro, questo sarà il davanti, questo sarà il dietro. Quindi lo prendete il fiocco, lo adagiate sul mezzo, e dietro lo cucite. Cucite solo il fiocco, io l'ho accorciato leggermente per far sì che ci stia. Tirate bene e cucite solo il fiocco, facendo attenzione di non prendere anche la stoffa sotto. E questo è il fiocco. Ora con questo potete fare tante cose, potete usarlo come metterlo come cerchietto, potete metterlo come spilla, potete metterlo come nastro. Io adesso vi mostrerò come fare anche la parte da mettere sotto per usarlo come papillon. Prendete il pezzo più lungo e lo piegate su se stesso. Qua vi potrebbe aiutare a stirarlo, però io non lo farò. Fondamentalmente dovete piegarlo su se stesso e piegare all'interno i lati, quindi uno, due, e su se stesso e cucirlo lungo questa riga. Mi stavo dimenticando, nella striscia lunga, prima di cucire i lati piegati come vi ho detto, alle estremità tutte e due piegate leggermente le piegate su se stesse e cucite qua. In questo modo poi avrete le estremità pulite. Ora che l'avete cucito, tirate via gli spilli e questo è il vostro cordoncino che userete per mettere il papillon. Ora prendete del velcro, potete decidere se fare due tagli, perché in realtà questo è troppo grosso, quindi lo taglieremo a metà. Io ne ho, quindi userò un pezzo unico, circa 15 cm, che andremo a attaccare sul nostro nastro, quindi circa così. Di questa metà, questo pezzo lo andremo a cucire qua sopra, con la macchina da cucire. Mentre l'altro pezzo lo andremo a cucire qua. In questo modo i due pezzi si sovrappongono e si chiude il nastro. Quindi una volta che avete attaccato un velcro, una delle due parti del velcro da una parte e l'altra dall'altra, in questo modo li potete sovrapporre e diventerà regolabile, perché potete farlo più o meno largo a seconda appunto del tipo di camicia, del collo, insomma avete agio e giuoco. Ora lo inseriamo dentro al papillon. Io qua l'ho fatto molto stretto, quindi ci passa fatica e mi aiuterò con una spilla. Thank you.
la possibilità di regolarlo, è abbastanza rigido, quindi sta su da solo. Qua lo chiudete e questo è il vostro papillon finito. Per questa volta è tutto, il vostro papillon è fatto, spero che il tutorial vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!